Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con filo diretto con la Giunta della Regione Emilia-Romagna. Io mi occupo di turismo, commercio, infrastrutture, mobilità. In questi giorni ho raccolto diverse domande che sono pervenute da molti cittadini, da molti operatori, da molte imprese del territorio regionale. Provo, diciamo, a raccoglierle in alcuni gruppi per dare una risposta possibile a tutti i quesiti che mi sono stati posti. Partiamo dal turismo e dal commercio. Prima di tutto una breve diciamo considerazione di carattere generale che serve a inquadrare un po' le problematiche e di conseguenza anche le domande che mi sono state poste dai cittadini emiliano-romagnoli. Io penso che il turismo sia sicuramente il settore, il comparto economico maggiormente colpito da questa emergenza sanitaria, perché il virus si trasmette con il contatto fra le persone, con le relazioni fra le persone e per provare ad arginarlo, ad arrestarlo, è la cosa che tutti i governi stanno facendo e che quindi anche naturalmente la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo sulla base delle disposizioni nazionali. È quello naturalmente di inibire, di bloccare la mobilità delle persone. Il turismo, essendo mobilità, essendo relazione fra le persone, essendo frequentazione di luoghi pubblici, inevitabilmente è quello che sta subendo i maggiori contraccolpi e che forse, diciamo, avrà anche dei tempi di reazione più lunghi rispetto ad altre filiere produttive. Tuttavia noi siamo in campo, siamo al lavoro naturalmente per sostenere le imprese, per sostenere i lavoratori del comparto. E parto subito con alcune delle domande che mi sono state poste, ad esempio quella sulla sanificazione delle strutture alberghiere, delle strutture turistiche in generale. Una domanda pertinente perché naturalmente il tema della sanificazione, dell'igienizzazione, della pulizia, fatta naturalmente con criteri diversi da quelli tradizionali, da quelli ordinari, è un tema naturalmente alla nostra attenzione, tant'è vero che abbiamo. E questo per rispondere appunto alla domanda di un cittadino, abbiamo già stanziato 2 milioni di euro per fare un primo intervento di sostegno e di aiuto alle imprese turistiche, in particolare alberghi e campeggi, che avranno la necessità, quando il governo, diciamo, ci dirà, stante la situazione sanitaria, che ci auguriamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, migliori a tal punto da consentire di individuare una data appunto per le riaperture della filiera turistica, avranno, dicevo, la necessità di intervenire con alcuni dispositivi, con alcune attrezzature tecniche naturalmente per poter sanificare e igienizzare gli ambienti dove i cittadini e i turisti si troveranno a frequentare durante la prossima estate, durante il prossimo autunno, quindi un aiuto, un intervento concreto per gli alberghi, per dotarli appunto di risorse per poter acquistare questi mezzi che diventano appunto importanti per poter preparare le strutture dell'ospitalità ad accogliere i turisti. Mi sono state fatte anche molte domande in merito ai bed and breakfast, perché negli ultimi anni questa tipologia di ricettività legata a una conduzione di carattere familiare di alcune stanze all'interno di appartamenti è dilagata ed è cresciuta molto anche nella nostra regione. Roberto Resengard, così come il Bed and Breakfast Carosello, così come altri Fabrizio Brasini, insomma altri cittadini emiliano-romagnoli mi hanno posto una domanda relativa appunto ai Bed and Breakfast e chiedendomi eventuali aiuti da parte della Regione, nonché la data per la possibile riapertura dei bed and breakfast. Ecco, rispetto alla data, come dicevo prima, noi non siamo oggi nelle condizioni di dare una data, perché naturalmente questo sarà deciso dal governo, dalla cabina di regia nazionale che è stata istituita, di concerto con le regioni, quando le condizioni sanitarie e quando l'Istituto Superiore di Sanità, ci diranno che sarà possibile entrare nella fase, diciamo, di riapertura delle strutture turistiche, che naturalmente dovrà essere accompagnata, dalla fase in cui, i cittadini potranno muoversi per andare a, trascorrere qualche giorno di vacanza appunto nelle località, prescelte. Quindi sulla data non possiamo oggi naturalmente sbilanciarci, però dobbiamo prepararci per
per la data in cui sarà possibile accogliere i turisti. E noi lo stiamo facendo, anche in questo caso rispondo ad alcune domande dei cittadini rivoltimi in questi giorni e di molti operatori. Ci stiamo preparando con dei tavoli di lavoro regionali che io ho istituito, che l'assessorato al turismo e al commercio ha istituito con le categorie economiche, quindi con gli operatori balneari, con gli operatori e con le imprese della ricettività e con i commercianti e i gestori dei pubblici esercizi per scrivere dei protocolli, dei regolamenti che, rispettando le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, consentano la fruizione dei locali pubblici anche in condizioni di convivenza con il virus. Per quanto riguarda i bed and breakfast, che è la domanda più specifica che mi è stata rivolta da molti titolari di queste attività, noi non abbiamo per il momento previsto degli aiuti specifici per i bed and breakfast, che è una tipologia particolare di ricettività, in alcuni casi legata appunto, come dire, alla messa a disposizione di un privato cittadino di alcune stanze, di alcuni locali per ospitare temporaneamente turisti, quindi sono delle attività che non sono svolte in forma imprenditoriale, quindi hanno un regime diverso dalle attività svolte in forma imprenditoriale. Il governo sta mettendo in campo, anzi in parte ha già messo in campo alcune misure importanti di sostegno alla liquidità delle imprese, che in questa fase è molto importante per poter onorare, diciamo così, i pagamenti e per poter superare questa fase di difficoltà dovuta appunto alla chiusura di tutte le attività. Ci atteniamo naturalmente alle disposizioni del governo perché questo settore ha bisogno di forti incentivi di carattere nazionale. Come dicevo, alcune misure sono già state prese nel primo decreto, il Cura Italia, e cioè il sostegno alla liquidità, gli ammortizzatori sociali, ma non basta, non è sufficiente, anche il cosiddetto voucher per il turismo è stata una misura efficace. Nel prossimo decreto di aprile ci dovranno essere ulteriori misure a sostegno del settore, primo fra tutti il bonus vacanza, che è una sorta di dotazione finanziaria che viene data alle famiglie italiane sotto un certo reddito da spendere nelle strutture alberghiere e ricettive, quindi anche ovviamente nei bed and breakfast della nostra regione. Questo potrà incentivare una ripresa della domanda interna, della domanda di turismo, valorizzando naturalmente il nostro paese, l'Italia, e all'interno del contesto nazionale. Noi come Regione Emilia-Romagna naturalmente giochiamo un ruolo importante e fondamentale, essendo una delle regioni turistiche più importanti del nostro paese. Ricordo che negli ultimi 5 anni abbiamo raggiunto la cifra considerevole di 60 milioni di presenze turistiche. Naturalmente questo bonus potrà essere utilizzato non solamente in questa stagione estiva e autunnale, ma avrà una validità di un anno e quindi potrà essere speso dalle famiglie italiane anche nel corso del 2021. E da questo punto di vista, questa misura io penso possa dare un aiuto importante non solo agli alberghi, ma anche appunto ai tanti bed and breakfast che sono presenti nella nostra regione, a Bologna in particolare, ma anche nelle altre nostre bellissime città d'arte. Questa forma di ospitalità alternativa rispetto a quella tradizionale alberghiera ha costituito indubbiamente in questi anni un'importante offerta, un'importante diversificazione dell'offerta in grado di intercettare una clientela diversa rispetto a quella tradizionale. Quindi sul turismo, ripeto, siamo in campo per dialogare, per costruire con il governo una serie di misure importanti di sostegno alle imprese dal punto di vista della liquidità, così come siamo in campo per dare una copertura dal punto di vista degli ammortizzatori sociali ai tanti lavoratori stagionali, così come siamo in campo per dilazionare, spostare avanti nel tempo molte scadenze fiscali, molti oneri a carico delle imprese per consentirgli appunto di superare questa difficilissima fase. E naturalmente dentro questa situazione difficile in cui ci troviamo, per certi versi anche drammatica per alcune attività di carattere commerciale, ci sono appunto anche gli esercizi di vicinato, i negozi, i bar, i ristoranti. Anche su questo con il governo siamo impegnati appunto a dare una copertura di carattere finanziario, dei sostegni di carattere economico
per consentire alle tante nostre botteghe di sopravvivere a questa emergenza sanitaria e di poter continuare a svolgere il proprio ruolo anche in futuro. Mi è stata fatta una domanda specifica da parte di un cittadino rispetto al tema dell'apertura dei negozi di toelettatura per animali. Noi naturalmente su questo ci atteniamo ai decreti governativi e al famoso allegato 1 che contiene tutti i vari codici con le attività che sono consentite in questa fase, almeno fino al 3 di maggio, quando il governo dovrà emanare un nuovo decreto che ci auguriamo, anche sulla base delle proposte della nostra regione, possa contenere delle novità in termini di apertura di una serie di attività commerciali. Per il momento è consentita la vendita dei prodotti alimentari, ovviamente per animali, perché sono tante le famiglie che hanno all'interno della propria abitazione cani, gatti o in alcuni casi anche altri animali, e quindi è ovvio che questo diventa una fornitura essenziale appunto per gli animali domestici, però non abbiamo ritenuto, o meglio il governo non ha ritenuto di inserire fra i codici diciamo possibili fra le diverse tipologie che possono mantenere aperta la propria attività anche la toelettatura, che in questo momento quindi è vietata da decreto governativo. Noi non possiamo, diciamo, allargare o introdurre delle tipologie commerciali che sono state espressamente vietate dal governo, e quindi ci dobbiamo attenere alle disposizioni del Ministero. Per quanto riguarda invece altre domande più specifiche, più di dettaglio, che riguardano in qualche modo la mobilità delle persone, diversi cittadini, posso anche dirvi anche qualche nome, ad esempio Gianluca Storri, così come Giampaolo Maserati, insomma, e altri, mi hanno chiesto delucidazioni in merito agli spostamenti in caso di colloqui di lavoro o in caso, ad esempio, di traslochi. Allora, facciamo una premessa. Il governo nei propri decreti, e quindi la regione nelle proprie ordinanze, consentono i movimenti delle persone unicamente per ragioni di lavoro, per ragioni legate ovviamente alla salute, e quindi condizioni di emergenza che si dovessero verificare appunto dal punto di vista della salute delle persone, o per necessità indifferibili. Quindi diciamo che queste sono le tre possibilità che ci sono, le tre motivazioni che possono giustificare lo spostamento delle persone dalla propria abitazione, che sia un'abitazione di residenza o che sia un domicilio, non c'è differenza da questo punto di vista. Allora, proviamo a esaminare i casi che mi sono stati sottoposti da diversi cittadini. Nel primo caso, cioè quello dei colloqui di lavoro, è evidente che sarebbe preferibile, auspicabile, prioritario che il colloquio di lavoro possa avvenire in modalità smart working. Noi fra l'altro abbiamo fin da subito, siamo stati probabilmente da questo punto di vista la regione più innovativa, abbiamo subito incentivato lo smart working, lo abbiamo fatto non solo per i dipendenti della nostra regione, che possono così continuare a lavorare in remoto senza spostarsi dalla propria abitazione verso l'ufficio, ma lo abbiamo fatto anche facilitando, ad esempio, le lezioni scolastiche, così come anche il lavoro nelle attività di carattere privato. Lo abbiamo fatto mettendo a disposizione risorse importanti per appunto dotare le aziende, le scuole di dispositivi, quindi di computer e di schede SIM, per poter sviluppare e agevolare appunto lo smart working. Quindi nel caso di specie che mi è stato sottoposto, cioè quello dei colloqui di lavoro, intanto, come dire, è un bene che ci siano anche in questo momento difficile aziende che appunto, diciamo, fanno colloqui di lavoro con l'obiettivo evidentemente di assumere nuovo personale. Se non fosse possibile diciamo, la pratica e utilizzare la metodologia dello smart working,
Un colloquio di lavoro, dal nostro punto di vista, è ovviamente una di quelle necessità indifferibili che non afferiscono né al tema dello spostamento per motivi di lavoro, perché in questo caso il lavoro ancora non c'è, si tratta appunto di cercarlo o di agganciarlo attraverso il colloquio, di convincere il datore di lavoro. Non è neanche una, per fortuna in questo caso, una ragione di carattere sanitario, però è sicuramente una motivazione, stante appunto l'impossibilità di effettuarlo tramite smart working, per cui è giustificato lo spostamento verso il luogo in cui il datore di lavoro riceverà appunto l'aspirante lavoratore per il colloquio stesso, perché naturalmente stiamo parlando di una cosa importante che riguarda la vita delle persone, cioè il lavoro, il principale diritto di ciascuno di noi, e quindi in questo caso, diciamo, e solo in questo caso può essere giustificato lo spostamento. Naturalmente ricordo a tutti che bisogna avere con sé una dichiarazione che attesta appunto la motivazione dello spostamento, e ricordo anche che le dichiarazioni false sono soggette ovviamente a sanzioni di carattere pecuniario, e quindi non ho bisogno probabilmente di dirlo, però insomma invito tutti davvero a effettuare spostamenti solo laddove è assolutamente necessario farlo e dove non è possibile, diciamo, fare diversamente. Lo stesso ragionamento, lo stesso principio vale anche per i traslochi, perché anche questa domanda mi è stata posta da alcuni cittadini che hanno la necessità appunto di effettuare il trasloco, e probabilmente, da quello che ho capito, non sono nelle condizioni di posticiparlo. È evidente che se c'è una causa di sfratto, se ci sono ragioni che impediscono di fatto diciamo l'affittuario in questo caso di permanere nell'abitazione in cui ha soggiornato fino a questo momento, e quindi si dovesse trovare nelle condizioni appunto di essere sbattuto fuori di casa, insomma la dico così, da un momento all'altro, è chiaro che anche questa diventa una ragione indifferibile per cui è necessario appunto muoversi dalla propria abitazione per effettuare, anche in questo caso, come in tutti gli altri casi naturalmente, i propri spostamenti autorizzati con un'autocertificazione e ovviamente in tutta sicurezza. Ho citato queste due risposte perché appunto mi sono state poste in maniera abbastanza frequente, evidentemente insomma, ci sono casistiche che è difficile ricomprendere in un DPCM del governo o in un'ordinanza, e quindi è giusto che come dire, chi ha delle responsabilità di governo e di fare rispettare le norme e che prende anche determinate decisioni abbia la possibilità di rispondere ai cittadini rispetto a questioni, diciamo, pratiche che riguardano la vita di molti nostri cittadini della nostra regione. Mi sono state fatte anche alcune domande rispetto agli agriturismi. Gli agriturismi rientrano sulla possibilità di avere sostegni ed aiuti economici da parte della regione e dallo Stato. Gli agriturismi rientrano a pieno titolo, diciamo, nelle attività di carattere commerciale, qualora svolgano attività di ristorazione, quindi anche loro, diciamo, sono stati ricompresi già nelle prime misure del Cura Italia, penso ad esempio al bonus, penso ad esempio, nel caso di aziende in affitto, al credito d'imposta per appunto scontare dal punto di vista fiscale il canone di affitto che i locatari pagano ai proprietari degli immobili. Sono anche delle strutture ricettive nel caso in cui gli agriturismi siano dotati di stanze che affittano appunto a turisti, sono ovviamente imprese a tutti gli effetti con tanto di partita IVA, e quindi anche gli agriturismi, che sono, diciamo, oggetto di un regime speciale, particolare, che non rientra, diciamo, nella
tipologia delle strutture ricettive alberghiere e neanche di quelle extraalberghiere come i campeggi, ma stanno dentro, diciamo così, il tema della diversificazione della, diciamo, dell'attività agricola, però insomma, essendo imprese che svolgono attività o di ristorazione o di ricettività, potranno godere dei benefici e degli aiuti, dei sostegni economici che il governo e la regione hanno messo in campo e metteranno in campo in un prossimo futuro per sostenere il comparto turistico della nostra regione. Vado ovviamente in maniera molto schematica e passo da un argomento all'altro per poter dare ancora, nei minuti che sono rimasti, alcune risposte alle domande che mi sono state poste. Ne ho vista una molto specifica legata alla possibilità dei fioristi di poter vendere i fiori. Qui c'è stata in effetti un po' di confusione interpretativa legata anche ad alcune dichiarazioni che sono state fatte in particolare dal Ministro dell'Agricoltura, dalla Ministra per l'Agricoltura, che a un certo punto ha dichiarato che i fioristi potevano rimanere aperti e quindi vendere i fiori o consegnarli a domicilio, posto che la consegna a domicilio ovviamente è sempre consentita a tutte le tipologie commerciali. Allora, per il momento, siccome ci dobbiamo attenere alle disposizioni del Ministero, l'attività di vendita dei fiori è consentita unicamente alle aziende agricole che svolgono anche questo tipo di attività. Nonostante, diciamo, le buone intenzioni del Ministro o della Ministra, alle sue dichiarazioni appunto che precludevano la possibilità anche ai fioristi, alle botteghe di fiori, quelli che si trovano in tutte le città, di poter vendere e di poter rimanere aperti, al momento, diciamo, questa comunicazione del Ministro non è stata seguita, diciamo, da una disposizione o da una FAQ. Le FAQ sono, diciamo, le risposte che dà il governo a una serie di quesiti che vengono posti generalmente dai comuni o dalle regioni oppure dalle associazioni di categoria. Per cui al momento ci dobbiamo attenere alle disposizioni del DPCM, quindi la vendita dei fiori è consentita solamente all'interno delle aziende agricole. Mi hanno scritto anche alcuni titolari di campeggi per chiedermi anche loro, come i bed and breakfast, se ci saranno delle misure specifiche di sostegno alle attività di campeggio o di villaggi turistici, che sono piuttosto diffusi nella nostra regione, nella costa adriatica romagnola, ma anche in alcune città e anche, devo dire, in alcune località dell'Appennino. Naturalmente i campeggi rientrano a pieno titolo nella legge regionale di riferimento che classifica le strutture ricettive in alberghiere ed extraalberghiere. I campeggi appartengono ovviamente alla categoria dell'extraalberghiero, e così come gli alberghi, anche i campeggi avranno intanto la possibilità di avvalersi di questa dotazione, di questo bando che faremo da 2 milioni di euro per utilizzare appunto strumenti di sanificazione, di igienizzazione. Penso ad esempio al distributore dell'ozono, che è quello che viene e che verrà utilizzato maggiormente per sanificare, igienizzare gli ambienti, soprattutto gli ambienti chiusi, e poi naturalmente tutti gli incentivi dalla liquidità fino diciamo, al recupero di una parte dei fatturati che sono stati persi, che verranno persi in questi mesi dalle aziende, che dovrà entrare nel prossimo decreto del governo, potranno, dicevo, beneficiare ovviamente anche i campeggi delle misure che il governo e in parte anche la regione metteranno in campo per il comparto turistico. Mi è stato chiesto anche qualcosa rispetto diciamo alle attività di estetista, parrucchiere, eccetera. Specifico che queste sono attività di carattere artigianale, quindi non sono attività di carattere commerciale, rientrano quindi nelle deleghe del collega Vincenzo Colla, però insomma sono qui io, quindi la domanda l'hanno posta a me, vi posso tranquillamente rispondere. Queste attività che sono servizi alla persona
sono ovviamente vietate in questo momento. È stata concessa una possibilità con una delle ultime FAQ del governo di poter effettuare non il taglio dei capelli, ma la vendita a domicilio di prodotti che vengono utilizzati in particolare dalle donne per diciamo, la tinta dei capelli, per la cura dei capelli e comunque prodotti, diciamo shampoo, diciamo, prodotti che sono a volte venduti come attività non principale ma come attività secondaria dai centri, dalle parrucchiere, insomma dai centri, dalle acconciature, questo diciamo per parificarli a un'altra serie di attività commerciali che possono svolgere servizi a domicilio e per dare in un periodo appunto di chiusura dove non ci sono guadagni, non ci sono incassi, per dare la possibilità anche a chi ovviamente ha questo tipo di attività di carattere secondario di poter vendere i prodotti ai propri clienti. Mi è stato chiesto quando potranno riaprire le attività di estetista e di parrucchiera, ovviamente così come nel caso degli alberghi non abbiamo oggi una data possibile, posso solo ipotizzare che quando ci verrà detto le condizioni sanitarie ce lo consentiranno, tenete conto che queste sono come dire, attività particolari e delicate perché qui il distanziamento di un metro non è possibile ovviamente mantenerlo perché quando si va dal barbiere per tagliarsi i capelli la distanza ovviamente non c'è, c'è anche il contatto fisico delle mani con la testa, quindi sono attività delicate e proprio per questo quando sarà il momento di riaprire bisognerà osservare naturalmente dei protocolli, delle regole che tutelino la salute, la sicurezza sia diciamo, del lavoratore e sia naturalmente dell'utente. Anche su questo ovviamente ci stiamo già lavorando ecco, per predisporre una serie di protocolli e di dispositivi di protezione individuale che potranno consentire, mi auguro il prima possibile, di poter se non totalmente, almeno parzialmente, con gradualità, alcuni giorni alla settimana, su prenotazione, diciamo dare la possibilità anche a queste attività di poter riprendere una pseudonormalità professionale almeno nella fase di convivenza con il Covid-19. Ecco, stavo valutando anche una serie di risposte negli ultimi secondi che mi rimangono per questa diretta legate invece alla mobilità. È chiaro che l'inibizione degli spostamenti, il lockdown ha ovviamente fatto crollare la mobilità delle persone che utilizzano i trasporti pubblici, non solo quelle che transitano con le auto, che utilizzano l'auto. C'è un problema legato a chi non ha potuto usufruire di abbonamenti già pagati e su questo stiamo lavorando con il governo per un fondo straordinario da assegnare alle regioni per compensare la legittima richiesta di quegli studenti, di quei lavoratori che hanno pagato un abbonamento in anticipo, come avviene di solito, e poi non ne hanno potuto usufruire se non per un periodo di tempo limitato. E quindi restituiremo le risorse attraverso questo fondo straordinario, oppure diciamo trasleremo in avanti l'utilizzo di questo abbonamento quando ripartiranno le scuole o quando ripartiranno le attività lavorative in modo da compensare il mancato utilizzo di questi mesi. Naturalmente c'è un problema che stiamo affrontando, lo stiamo affrontando sia con le istituzioni scolastiche sia con le imprese, perché quando ad esempio ripartirà la scuola, se la scuola ripartirà con dei contingentamenti numerici che porteranno probabilmente a dei doppi turni per poter consentire a tutti gli studenti di fare lezione in un ambiente sicuro, naturalmente e di conseguenza anche il trasporto pubblico dovrà essere tarato sulla base appunto delle nuove disposizioni, quindi questo sarà diciamo un problema non semplice da affrontare, però insomma credo che con una stretta sinergia fra mondo della scuola, mondo delle imprese e le aziende che appunto gestiscono il trasporto pubblico si potranno calibrare i servizi sulla base appunto di una fase transitoria che è quella che ci consentirà di arrivare, speriamo poi alla fase definitiva, cioè di un ritorno graduale alla normalità. Alcuni cittadini sono preoccupati della possibile impennata del traffico automobilistico legato
diciamo, alla paura o al timore che anche una volta che sarà possibile muoversi, molti cittadini avranno paura di salire sui mezzi pubblici chiusi e quindi preferiranno utilizzare l'auto. Noi, ecco, dobbiamo lavorare per evitarlo questo. Probabilmente nella prima fase ci potrà essere un incremento delle autovetture che circolano nelle strade, ma dobbiamo consentire una riprogrammazione dei servizi pubblici per dare tutte le garanzie di sicurezza agli studenti e ai lavoratori, per evitare appunto che la macchina diventi un mezzo principale di collegamento. Io credo di avere risposto più o meno a tutte le domande, vi ringrazio per la vostra attenzione e naturalmente sono sempre disponibile per voi.